Luci della Ribalta, lo spettacolo e la comunicazione sviscerati da Marco Bonardelli. Luci della Ribalta ha il piacere di ospitare un'attrice e conduttrice televisiva, da diversi anni volto degli spot di un noto prodotto per la casa e di tante altre pubblicità. La nostra intervistata debutta nel ruolo della fata Chicco di Senape in Sogno di una notte di mezza estate, il film di Michael Hoffman tratto dall'omonima opera shakespeariana al fianco di Michelle Pfeiffer e Kevin Klein. Successivamente vince la borsa di studio Nuova Compagnia dei Giovani indetta dal Teatro Eliseo e partecipa a una puntata di Il Maresciallo Rocca con Gigi Proietti e Sergio Fiorentini. Solare e ironica, dal 2004 alterna il lavoro di attrice in film come Casanova e Le Monde à l'Inverse a quello di conduttrice televisiva su Coming Soon Television, il canale del digitale terrestre dedicato alla settima arte. Per Coming Soon affianca Marco Donzelli in Coming Soon Live e presenta diverse trasmissioni, tra le quali ricordiamo Caffè 80, omaggio al mitico decennio del quale è anche autrice. Nel 2008 affianca Pino Strabioli e Leo Sanfelice nel programma di Rai 3 Cominciamo Bene, Prima. Nel 2010 realizza per Flop TV Slot Machine, parodia delle linee erotiche televisive dove interpreta la pornostar Giada Valentini. L'anno successivo è Sonia, migliore amica di Liz Solari, nella fiction di Canale 5 Benvenuti a Tavola. La sua ultima fatica è Soundtrack, programma di Rai Movie dedicato alle colonne sonore dei film. Oggi la nostra ospite ci racconta questa ed altre esperienze nel mondo dello spettacolo e della pubblicità. Stiamo parlando di Paola Pessò. Dopo la parentesi di Caffè 80, sei non su Coming Soon Television, adesso sei tornata in televisione su Rai Movie con Soundtrack. Ecco, parlaci un po' di questo programma. Allora, da Caffè 80 a Soundtrack ci sono stati un po' di altre cose in mezzo, in realtà. Se no sarei stata disoccupata per troppo tempo. Però diciamo che sono tornata in Rai. E con grande gioia, perché io sono stata 7 mesi a New York a studiare al Conservatorio d'Arte Drammatica di Susan Betson, che fra le altre cose è la coach di Tom Cruise. Ero tornata a Roma per 3 settimane e invece in queste 3 settimane mi hanno chiamato dalla Rai offrendomi questo programma, per cui ti dico grande soddisfazione e gioia, per cui è stato assolutamente impossibile dire di no. E i miei programmi sono totalmente cambiati, perché insomma per ora New York può aspettare, tanto è sempre lì, è la mia fidanzata segreta a New York City. Però no, sono molto contenta, il programma di musica e cinema, che sono insomma due materie sulle quali sono molto ferrata. Io interpreto un'aliena che studia gli esseri umani attraverso la musica, e devo dire che è una gran bella esperienza, anche perché ogni volta ci sono ospiti bravissimi che sono dal vivo, e insomma veramente una squadra notevole, ti dico la verità, di persone molto carine con le quali è un piacere lavorare. Ma loro ti hanno mai dato da te l'idea comunque di fare quei poster programma, cioè proprio l'idea, l'impostazione? L'idea è di Giuseppe Bucchi e Gianluca Russo, che sono due autori della Rai. E l'idea è stata loro, e devo dire che comunque è molto carina, sta piacendo parecchio, e il direttore di rete mi ha voluta, io lo ringrazio tantissimo, a queste cose di non so se si fanno o non si fanno, però veramente a tutti i miei ringraziamenti, ed è Roberto Nepote. E sì, l'idea è stata loro di fare questo programma un po' diverso dal solito, dove appunto invece di presentare come ho sempre fatto mi calo nei panni di questa aliena. Devo dire che hanno messo un costumino alla Barbarella molto bello, per cui a parte la tragedia di avere una coda con delle extension lunghe fino alle gambe che mi tirano i capelli in una maniera assurda, per il resto va tutto benissimo. È un costume bello ma un po' scomodo, quindi. Il costume è un po' scomodo, ma mia nonna diceva sempre: chi bella vuol comparire, qualche pena deve soffrire. E quindi soffiamo con gioia. Ci sono sofferenze peggiori di là. Ci sono, sì, lo diciamo anche noi in Sicilia. E poi ricordiamo che tra l'altro nel tuo programma c'è il computer Pandora che ha la voce di una bravissima doppiatrice, Flora Carosello. Immagino che è una persona deliziosa.
Ecco, è stata tua scelta oppure è stata scelta comunque dagli autori, cioè come è nata la collaborazione con questa bravissima Ma doppiatrice? Flora lavora in Rai, quindi penso sia stata una scelta, sinceramente non lo so di chi, ti posso dire che è una persona veramente molto molto carina, è una donna affettuosa e deliziosa, non posso che parlarne più che bene, ma devo dire che in questo programma sono tutti veramente fantastici, sono, come dire, guarda, mi sento veramente fortunata perché è una squadra di persone in gamba, sono tutti giovani e veramente non potevo capitare meglio. Cioè, tu insomma tratti proprio le colonne sonore all'interno di questo programma, infatti è un gioco di parole, soundtrack. Sì, esatto, le colonne sonore, abbiamo avuto appunto ospiti, ad esempio De Niro che ha scritto la colonna sonora di Mister America, e abbiamo avuto Teo Teardo, abbiamo avuto Raffaele Gualazzi, e, insomma poi abbiamo avuto i 99 Posse, durante l'esibizione 99 Posse io ho ballato come una disperata con truccatrici e parrucchiere che erano disperate anche loro, ma proprio era impossibile star ferma. Quindi no, devo dire ospiti, anche la cosa interessante è che ci sono ospiti musicali che non sono forse i classici ospiti che vedresti in una trasmissione Rai, per cui abbiamo avuto anche i Mocadelic, abbiamo avuto, insomma, adesso non riesco a ricordarli tutti e mi spiace anche perché poi alla fine sono stati veramente tutti delle grandi, qualcuno già lo conoscevo, altri sinceramente non li conoscevo e sono stata felicissima di conoscerli, anche perché si parla sempre male della musica italiana, mentre invece anche noi abbiamo degli artisti del panorama indipendente che non hanno nulla da invidiare a quelli inglesi, ad esempio. Sì, diciamo che forse ci sono pochi spazi di solito in televisione per questi E noi gruppi. siamo contenti di dargliene uno, anche i No Sound, ecco, ad esempio, un altro gruppo di ragazzi che cantano in inglese, che fanno musica veramente bella. Ma guarda, questa per me è una grande gioia, anche perché se ti devo dire, la cosa che mi piace di più è che sto avendo per la stragrande maggioranza, diciamo, degli ospiti con i quali trovo un'affinità, ossia che è quella di fare questo mestiere per il piacere di farlo, cioè di Certo. cercare di fare, insomma, una cosa perché veramente la si ama. Ed è la cosa più bella del mondo, la quale sono Assolutamente, sempre grata, perché assolutamente. quando riesci a fare il lavoro che sognavi di fare da piccolo, ad esprimerti, a raggiungere anche 10 persone, voglio essere proprio no, per assurdo, però se hai raggiunto quelle 10 persone, ah, ok, è già una grande soddisfazione. Sì, insomma, poi è importante ovviamente anche il feeling poi che si crea con queste persone. Sì, ma poi insomma non sono 10 ringraziando il cielo, sono di più, anche perché poi la bella musica, la cosa difficile è che a volte viene promossa paradossalmente meno di musica un po' più commerciale, che appunto si definisce commerciale perché si vende, però in realtà non è detto che quella commerciale poi venga effettivamente venduta o ascoltata più di quella definita indipendente, insomma sono delle etichette che vengono date, ma che non sempre rispecchiano poi i gusti della gente, no? Magari questo tipo di musica, questo gruppo di arti, questo tipo di artisti hanno meno gossip intorno, però non vuol dire che la musica sia da meno, anzi, per il mio modesto avviso, spesso è superiore. Ora, senza togliere nulla a nessuno, perché non, è normale che quando poi si uniscono le due cose, ossia il grande successo con il tipo di musica, fai conto, non lo so, i Blur, gli Oasis, faccio per citare dei gruppi che conosciamo tutti e più o meno amiamo tutti. E, sai, in Italia è difficile, siamo un paese piccolino. Però, insomma, siamo famosi in tutto il mondo, noi italiani, non solo per la pizza, il mandolino e la mafia, però anche perché, no? Un po' di Sì, arte forse l'abbiamo creata. assolutamente, assolutamente, insomma, si pensa a tanti artisti sia del passato che del presente che hanno portato alta la bandiera italiana nel mondo. E facendo un tuffo nel passato, ricordiamo una tua esperienza d'attrice, insomma, tu hai fatto diverse cose, una di queste è Sogno di una notte di mezz'estate di Michael Hoffman da Shakespeare con Michelle Pfeiffer e Kevin Kline, dove tu interpretavi la fatina Chicco di Senape. Eh sì, già è stato il mio secondo lavoro, dopo il Maresciallo Rocca, mi presero per questo film, mi ricordo che il provino era, non si sapeva nulla, ero a Cinecittà e non ti diceva nulla né cosa fosse il film, si sapeva solo che fosse un film americano e la casting era Shayla Rubin, che poverina è morta anni fa, che è stata una grandissima casting e casting director,
Sì, mi presero e ti dico, quando mi telefonò il mio agente, stavo sola a casa, ero tornata da scuola e mi disse ti hanno presa, io ero stata opzionata per una pubblicità di qualche merendina o gelato, non ricordo, e per questo film, quindi avevo il terrore che mi avessero presa per le merendine. Per cosa mi hanno presa? Per il film, e già ero contentissima. Sono 30 pose, che sono 30 giorni di lavoro, ed ero di nuovo contentissima. Vuoi sapere chi sono i protagonisti? Io sì, Michelle Pfeiffer, Kevin Kline, Stanley Tucci, Rupert Everett, Calista Flockhart, Christian Bale. E lì proprio mi ricordo che ho cominciato a saltare come una pazza. E sì, vabbè, un'esperienza bellissima, anche perché ero veramente piccola, andavo ancora a scuola. E un ricordo fantastico, ma anche e soprattutto di come sono loro, di come erano loro con me. Dalla Pfeiffer, che venne lei a presentarsi la mattina alle 6, avevo gli occhi chiusi mentre mi truccavano, mi sono sentita prendere per mano, nice to meet you, I'm Michelle, e ho visto la donna più bella che avessi mai visto nella mia vita. A Kevin Klein, che parlando un italiano sgangherato, venne da me dicendo ciao, sono Chedino. No, sicuramente il loro essere veramente in due modi poi completamente diversi, perché la Pfeiffer era una che stava in camerino a concentrarsi fino a 5 secondi prima di andare in scena, mentre invece Calvin Klein era uno che arrivava cantando, urlando, chiedendomi come si dicessero le parolacce in italiano, di tradurgli i testi di Paolo Conte, cantando a squarciagola. E io un giorno gli ho chiesto, dico, ma cioè, perché fai così prima di andare sul set? E lui mi ricordo che mi ha risposto, perché penso che devi essere il più sereno possibile prima di recitare, quindi devi tirare fuori tutto quello che hai dentro, così sei sereno, sei allegro e reciti senza neanche accorgertene. È una cosa che ho trovato bellissima. Direi, insomma, e poi fa vedere proprio anche, come dire, le qualità umane, le estrosità in senso buono di questi grandi Sì, attori. ma poi guarda, io lì ero proprio una mascotte. Lui mi ha fatto, mi ricordo, mi ha fatto due ritratti orrendi. E quando me li ha regalati, gli ho detto: guarda, quando un giorno tu morirai, io potrò dire che eri un grandissimo attore, ma che come pittore facevi schifo. Però questi me li tengo perché sono un gran ricordo. E ce li ho ancora. Sembra, non lo so, guarda, un quadro di Picasso, ma nel periodo del cubismo. Però l'ha fatto Kevin Klein, che è sempre stato uno dei miei attori preferiti, quindi voglio dire, Grandissimo. rimane il valore, quantomeno. Assolutamente, assolutamente, insomma, un grandissimo attore. Parlando, ecco, tu dicevi le pubblicità, ecco, ricordiamo che tu sei da tanti anni il volto della pubblicità del Via Cal, con Riccardo, col tuo amico fraterno Riccardo Festa. Hai detto bene, amico fraterno, perché per me Riccardo Festa è un fratello, è il fratello che io da piccola non avevo e desideravo avere quando i miei compagni di classe erano il fratello maggiore che le veniva a prendere e portare alle feste. E l'ho trovato sul lavoro, penso un po', sul set di una pubblicità ho trovato il mio migliore amico, col quale poi ho condiviso in realtà tante altre esperienze lavorative per assurdo, incredibile ma vero, ci siamo ritrovati spesso a lavorare insieme, compreso su Coming Soon Television. Ma si può Certo. fare pubblicità così per radio? Eh sì, perché proprio parliamo anche di pubblicità Ah, ok, nella rubrica e quindi si può va fare. bene. Sì, guarda, le pubblicità, soprattutto quando sei, insomma, quando cominci, sono un ottimo modo per imparare a stare davanti alla telecamera e sul set. Insomma, soprattutto secondo me all'inizio è un ottimo modo per cominciare, per sciogliersi, per capire come funziona un set cinematografico. E senza contare che, insomma, che durante gli anni dell'università ringrazio tutte le pubblicità che ho fatto perché mi hanno dato qualche soldino in più che da studentessa universitaria era molto utile. Io mi ricordo di un'altra intervista che abbiamo fatto qualche annetto fa per la guida di Super Eva, mi dicevi che quella pubblicità Via Cal era in qualche modo nuova perché appunto era un testimonial dei ragazzi e non Sì, ragazzi casalinghi. praticamente è stata la prima campagna grande, perché poi noi la vediamo andare in onda in Italia, ma in realtà va in onda in quasi tutta Europa, nei paesi principali europei. E, è stata la prima campagna, diciamo, che sponsorizzava un prodotto per la casa a
ad avere come testimonial non la casalinga, ma tre ragazzi giovani. Tanto che anni fa Aldo Grasso si scrisse addirittura un pezzo su questa pubblicità, non so se ve la ricordate, quella dove eravamo io, Riccardo, e l'idraulico famoso che veniva a casa, sì, che ci provava con me e mi diceva: signorina, suo marito non capisce molto di Via Cal. E io gli rispondevo: non è mio marito. Sì, me la ricordo. Quello slogan, Aldo Grasso, su quello slogan, su quella pubblicità, scrisse un pezzo dicendo che non esistevano più le casalinghe attempate di una volta, che ora le casalinghe erano ventenni e che strizzavano l'occhio all'idraulico come in una commedia degli anni 70-80 con la Fennec e la Boucher. Insomma, voglio dire, avere un articolo scritto da Aldo Grasso su una pubblicità, anche quello per chi l'ha inventata, è stata una bella soddisfazione. Direi, insomma, e anche che lui in qualche modo, insomma, ha apprezzato il taglio della campagna, perché poi sappiamo che Aldo Grasso è un giornalista anche molto severo. Ma lui è sempre molto ironico, quindi non so quanto avesse apprezzato, però quantomeno era degna di un articolo, per cui... Già. A proposito, ma chi è la terza ragazza che è con voi allo spot? Allora, la terza ragazza adesso, ormai da qualche anno, è Silvia Rubino. Silvia Rubino, che anche lei è una ragazza deliziosa, e che è subentrata in un secondo momento, invece la ragazza che c'era nelle prime pubblicità. Ormai, guarda, le facciamo veramente da tanti anni che non mi ricordo neanche quando è subentrata Silvia, e che devo dire... senza nulla togliere all'altra ragazza, ma sono molto contenta di aver conosciuto, perché ci siamo fatte anche viaggi, perché questa pubblicità oltretutto noi l'abbiamo girata a Praga, a Bruxelles. Voi vi chiederete perché, non lo so, però l'abbiamo girata in diverse città, per cui con Silvia una volta da Praga abbiamo anche preso un treno, ce ne siamo andate a Berlino, e è stato un bel viaggio. Cioè, la cosa bella di questo lavoro, quando tu riesci anche a viaggiare, è il massimo, almeno per me, che ormai vivo con la valigia che è diventata l'estensione naturale del mio braccio, però insomma mi piace molto. Non sarei mai stata capace forse di fare lunghe tournée teatrali, ossia di spostarmi di giorno in giorno. Quando mi è capitato comunque è molto estraniante, ogni sera torni in un albergo, non quasi non sai nemmeno dove sei, se sei a Rocca Cannuccia, a Canigatti, è la stessa cosa fondamentalmente. E invece così devo dire che quando ogni tanto ti capita un lavoro che ti permette anche di viaggiare, di vedere magari una città diversa, è un piacere. Sicuramente mi sento molto fortunata quando sento i colleghi che si lamentano, insomma, via. Non mi pare il caso, no? assolutamente, anche se certo l'attore vede un po' meno da turista ovviamente la città. Che cosa hai detto? Scusa, no, che l'attore, anche se è vero che l'attore vede un po' meno la città dal punto di vista turistico quando fa le tournée teatrali. Guarda, non è vero, dipende. Ti ripeto, io non ne ho fatte molte, proprio perché per una serie di motivi probabilmente, però non mi ci sento a girovagare 9 mesi l'anno per l'Italia, ecco. Però in realtà quando hai l'opportunità di stare in un posto, ti assicuro che chiunque cerca di vederlo. Anche perché ad esempio ci sono dei paesini che ho girato quando sono andata in tournée, ovviamente adesso mi sfugge anche lo spettacolo, sì, no, era La Visita di Ettore Scola con la regia di Camerini. Ci sono dei paesini piccini che effettivamente anche molto belli, anche dei paesini medievali, perché poi l'Italia è una continua sorpresa, che magari anche per un'oretta di sfuggita prima di ripartire cercavo comunque di vedere, perché anche quello è, come dire, no, un regalo che ti fai, di vedere più cose possibili. Altrimenti, ti ripeto, rimane, diventa che vai, fai il tuo, poi torni nella stanza d'albergo, riparti e potresti essere ovunque nel mondo. Ed è un po' triste quando succede, almeno per me, per come sono fatta io. E a proposito di pubblicità, ecco, questa è una cosa che possiamo raccontare a chi ascolterà questa intervista, ecco, so che alcune le hai rifiutate, alcune pubblicità in passato. No, non le ho rifiutate, è diversa la cosa, non sono mai andata ai provini, perché ci sono certe pubblicità che ho detto, se poi mi prendono non, diventa difficile rifiutare il cachet che ti offrono, allora proprio non andiamo a fare il provino, però non diciamo quali, sennò diventa offensivo. E invece no, un'altra cosa che ti volevo dire, anche se non è una vera e propria, non è stata una vera e propria pubblicità, io non ho mai fatto molte telepromozioni, anche lì per scelta, insomma.
però mi ricordo che c'è stata una telepromozione che ho accettato con grande gioia, perché era per la Infostrada con Mike Buongiorno. Stiamo parlando di televisione, di pubblicità, e che io da bambina non andavo all'asilo ma guardavo i suoi programmi, e niente, così mi è venuto in mente adesso Mike, che è stata una persona fantastica, e mi sono fatta dei pranzetti divertentissimi. E che niente, mi raccontava di questo libro che ha scritto lui sulla televisione, e gli ho detto: Mike, lo voglio comprare. No, non è più in pubblicazione, dammi il tuo indirizzo. Torno a casa una settimana dopo e lui mi aveva mandato il suo bel libro con dentro scritto: a Paola, è stato un piacere conoscerti, in bocca al lupo e allegria. Grandissimo, ecco, a noi ci piace ricordare i grandi della televisione italiana, perché insomma noi di Due Ore con Luxor siamo anche un po' vintage, seguiamo un po', ecco, quello che tu hai fatto con Caffè 80 nel nostro piccolo, lo facciamo insomma anche noi, riproponendo anche... Quello sarà una mia idea, quello sì, soundtrack non mi prendo mai ritiro miei, e Caffè 80 invece sì, era una mia idea. Yeah. Dai, chi di noi non ama gli anni 80? Insomma, se quando si è trentenni purtroppo tocca mettere l'età. No, tutti quei film ci ricordano un po' l'infanzia, quindi mi sono molto divertita a fare quel programma. Già, poi insomma era anche un bel modo di rievocare gli anni 80, perché tu appunto facevi proprio un vero e proprio excursus, soprattutto film, ma poi anche altre cose, ricordavi, mi ricordo in quel programma, anche i cartoni. Cartoni, sì, la musica, le invenzioni, da internet al CD, insomma sono stati... un decennio sicuramente interessante. Dal punto di vista della moda forse il più disastroso che l'umanità possa ricordare, però alla fine va bene anche quello, a parte capelli cotonati e spalline improbabili. Sì, però insomma è stato un grande decennio gli anni 80 in tutto, il film, la musica, la televisione, erano veramente anni in cui si facevano cose che forse oggi si rimpiangono un pochino sicuramente. Ma guarda, come tutti i periodi storici hanno avuto i loro pro e i loro contro, e credo sia anche normale avere un po' di nostalgia per un periodo in cui eravamo bambini fondamentalmente. Sono sicura che i nostri genitori hanno nostalgia degli anni 60, e quindi sai, come il film di Woody Allen, non so se l'avete visto, Midnight in Paris, che si ha sempre nostalgia di un'epoca, no, passata, che è stata idealizzata, perché poi è un po' così. Poi certo, ai posteri l'ardua sentenza, come disse una volta Tinto Brass in un'intervista, ai posteriori l'ardua sentenza. No. Perché tu nel programma hai intervistato diversi personaggi, fra cui appunto anche Tinto Brass. Sì, che è stata una piacevole sorpresa, perché devo dire che è simpaticissimo, veramente. Sì, a volte, guarda, quando poi conosci questi personaggi, a volte sono una sorpresa negativa, altre volte invece, come in quel caso, assolutamente positiva, perché è veramente molto spiritoso ed ironico, anche se non ho mai visto un suo film, glielo ho confessato. E poi, prima di passare, diciamo, ai saluti finali, ecco, ti volevo chiedere, e volevo ricordare che tu d'altro con Riccardo Festa era con te i Caffè 80 e faceva dei ridoppiaggi divertenti. Sì. Che quella era una cosa divertentissima, vedere lui che doppiava Richard Gere, che diceva... Sì, anche quella era stata una mia idea, di far ridoppiare i personaggi famosi nelle interviste, facendogli dire delle idiozie. Sì, come... E devo dire che Riccardo, quando si tratta di dire idiozie, è un po' come me, alla laurea ad honorem. Sì, si vede, insomma, lui è un ragazzo molto ironico, si è visto anche proprio nelle cose che avete fatto, anche a Coming Soon, che ha fatto anche lui con Pierpaolo. Sì, no, indubbiamente ci siamo divertiti in quegli anni. Poi penso a un periodo, addirittura abitavamo insieme, e penso a me quando lo trovavo a casa che puliva con il Viacal. Era da morire del ridere. Beh, ci credo. Vita e finzione che si mescolano. Riguardo la nostra radio, si chiama Daily Radio, ecco, questa è una domanda che faccio sempre a tutti quelli che vengono intervistati per questa rubrica, ma tu nella tua vita ti senti un po' delirante? Guarda, io sono un alieno su un pianeta ostile, lo dico sempre, è già questo, ma diciamo che ho una sana follia, perché a tutti piace dire, no, sono una matta, no, io non sono matta per niente, mi reputo molto sana.
Però sì, no, oggettivamente tanto normale non sono, ma chi è che è normale dopo tutto, giusto? Sì, un saluto ai deliranti ascoltatori di Deliradio da Paola Pessò. Avete ascoltato Luci della Ribalta, lo spettacolo e la comunicazione sviscerati da Marco Bonardelli.